Quindi fa una cosa che fa anche molto spesso durante questa presentazione, che è ringraziarmi. Inizio adesso, farò poi successivamente ulteriori volte. Davvero, grazie. E lo dico con il cuore, perché quando nella mia piccola casetta del Damasco a un certo punto è comparso questo maggiore immaginario, non pensavo che a distanza di pochi anni io sarei trovato circondato da tante persone che hanno interessato a sentire cosa avevo da dire e sentire piccole insieme. E quando dico di essere veramente emozionato, non in generale, come si dice, sono molto emozionato di essere emozionato, sono veramente emozionato di essere qua per la prima volta in vita mia in Sardegna, perché non sono mai stato in Sardegna in tutta la mia vita, quindi di varie eventuali. Questo non va bene. Quindi se ogni tanto sentite la voce più cara un pochino, o se mi sentite un pochino perdere il filo del discorso, cercherò di non farlo. Ma ci potrebbe accadere, è perché davvero qua dentro si sta rivoluzionando tutto e non è colpa vostra. E quindi inizio a ringraziarvi veramente da parte mia di tutte le cose che le persone che popolano questa festa così confusa. Grazie. Anche questa terza edizione abbia potuto insomma esprimersi in ben 5 incontri. Poi man mano vi racconteremo a fine serata quale sarà il prossimo. Ringraziamo soprattutto chi ha creduto sin dall'inizio in noi. Volevo anche, prima di lasciare la parola a Giovanni, dirvi che il club di Jane Austen nel tempo è cresciuto. Ha preso, diciamo, piede qui, ha mosso i suoi primi passi qui proprio al Caffè Letterario ed è il nostro, noi lo chiamiamo il nostro covo, perché questa è una casa padronale, un'antica casa padronale, diventata la nostra casetta, e qui veramente ci incontriamo, ci scambiamo le nostre riflessioni, condividiamo tutto quello che i libri ci trasmettono in totale armonia, libertà e solidarietà, perché questo che è il club di Jane Austen. Oggi da Villa Cidro è arrivato a Cagliari, esattamente un anno fa, perché il club di Jane Austen in Sardegna, sede di Cagliari, ha festeggiato il suo primo compleanno il 30 novembre, quindi ieri, e poi è nata anche la sede di Sassari ad aprile di quest'anno. Oggi il club conta 300 iscritte e posso dire con orgoglio, magari anche a nome veramente di tutta Villa Cidro, che è il club al femminile più grande d'Italia. E vi faccio anche un altro annuncio che ho tenuto un po' segreto anche alle donne, qualcuno lo sa, qualcuno ancora no, ma a gennaio il club di Jane Austen arriva anche a Nuoro. Quindi è una bella malattia quella della lettura e noi cerchiamo di contagiarla un po' a tutti. Ecco perché è nato anche il centro letterario, sia perché come club non siamo chiuse, non siamo un circolo che accoglie solo le donne, ma è aperto a tutti e questi eventi sono per la comunità. Il comune di Villa Cidro ci ha sempre sostenuto, ha sostenuto il club sin dall'inizio, il progetto sin dall'inizio e oggi continua a farlo. E se qui Giovanni, l'assessore alla cultura, qui lascio la parola per insomma aprire anche lui per inaugurare questo dicembre letterario. Grazie.
club di Jane Austen è un progetto nel quale personalmente ho sempre creduto come idea, anche con un pizzico di invidia, perché noi maschietti siamo fuori qui a guardare. Inizialmente ho lavorato, ho fatto parecchio, ma non l'ho anche io, per il club di Jane Austen, poi insomma le circostanze mi hanno un pochino allontanato l'affetto per ormai, devo dire che continuo a far parte del club di Jane Austen, e il vicembre letterario è un figlio del club di Jane Austen che è a Villa Cidro, a Serpe, che crea fermento attorno al tema della lettura, che è un tema che Villa Cidro è parecchio sentito e che ho fortemente voluto anche quest'anno, sebbene ci fossero alcune difficoltà che Giuditta insomma conosce, che siamo riusciti a superare brillantemente. Insomma, io vi auguro un buon dicembre letterario, cominciando da stasera e finendo con un programma scoppiettante che darà molto molto bello quest'anno. Grazie. Incastrarlo, chi ha incastrato Simone Tempia? Intanto l'abbiamo incastrato perché il club di Jane Austen si era accalappiato per la prima volta in Sardegna. E scusate se questa cosa ci fa piacere, però mi ha detto è per essere la prima volta. Ok, noi siamo ben contenti di averti con noi. Non ho fatto il tempo a metterti via l'intera sala, che la prima cosa che ho fatto è portarlo lì dove respira la terra, che è il giardino sonoro di Pino Giosciore. Questo contatto con la Sardegna deve avvenire in una maniera speciale, per cui ecco dove la pietra parla, la nostra terra tra le più antiche, e quale esperienza migliore che quella di toccare, sentire e respirare nel giardino di Chiuccio. Tra l'altro era chiuso, ma siccome abbiamo i contatti misteriosi qui a destra e sinistra, abbiamo scavalcato. Questo viaggio immenso. Io voglio parlare poco, farò un paio di domande e poi la sorpresa svelata già ci avete pronunciata, però non sapete che cosa accadrà, perché ci sono tanti fuori programma e Simone speriamo che vi assecondi. Beh, non ci fa piacere. Intanto, la prima domanda è: chi è Simone Tempia? E ce lo dice lui, io non vi dico nulla. Io sono Simone Tempia, ho 34 anni, credo che di essere la cosa più strana che vedrete questa settimana. Facciamo anche della prossima, e anche là più 15 giorni, dai. Sono strano non perché ho due baffi molto vistosi e perché ho un maggiordomo immaginario con cui condivido buona parte delle mie giornate e bontà sua si divide anche mia moglie, che è qui presente in prima fila. Sono uno scrittore, è una cosa strana da dire oggigiorno, perché uno dice ah sì, sei uno scrittore, poi ho sempre voluto fare lo scrittore. Da quando ho 14 anni i miei genitori prima volevo fare il pugile, poi l'astronauta, poi lo scrittore. Probabilmente mi speravano un'evoluzione della mia carriera, invece no, mi sono fermato lì. E ho iniziato a fare, da quando avevo 14 anni, ho iniziato a scrivere 8 ore al giorno, tutti i giorni, perché gli scrittori quello devono fare, e non ho mai smesso. Fino ad arrivare oggi, dopo 20 anni, aver pubblicato questi due libri, aver creato un personaggio che è molto poco personaggio e molto, molto più entità presente, che è il mio maggiordomo immaginario. Sono una persona particolare, e da qui nasce anche il motivo per cui c'è l'obbligo. Ho un'emotività particolarmente intensa, usando un'espressione una leggera perifrasi. Non un'emotività intensa, tutte piazze. Non è un'emotività intensa di quelle che uno dice sei matto, sì lo sono ma in parte. Ho quell'emotività intensa che... Avete presente quando il capo ufficio
e questi sono movimenti interiori, non li arrivano a capire. Ma la mia incapacità di capire cosa mi accadeva dentro ha portato al desiderio di provare a vedere cosa dentro ci fosse. E ho creato l'Oito. O meglio, a un certo punto mi sono trovato l'Oito in casa. Non le ripeto che è successo. Perché, come ho avuto modo di anticipare oggi, l'Oito nasce in un lasso di tempo ben definito, che è quello che va dalla chiusura della Moca al salotto di Catalini. Io lavoro da casa, faccio redattore per Rocante Sada, che è per l'online di Coppa Italia. E quindi lavorando da casa al mattino cosa fai? Ti svegli, ti lavi, ti vesti, vai in cucina, spiti la Moca, riempi la Moca e il caffè, la riempi e vai dal suo computer. In quel lasso di tempo, io sedendomi al computer l'ho aperto e ho digitato la sua notte in sonnes. Ah, era un po' che non la si vedeva, Lloyd, così nasce. Non c'è stato studio, non c'è stato alcun tipo di calcolo a tavolino, non è un personaggio che arriva da qualche retaggio storico, è nato così. A un certo punto ho scritto questo dialogo, che era davanti a qualche altra righe, l'ho pubblicato sulla mia pagina di Facebook, quella persona, e ho ricevuto un numero abnorme di like, 20, che per il tempo per me è una cosa... cercando di raccontare tutti, evitando di essere il più ombelicali possibile, cercando di estrarre e di parlare alla parte più ampia dell'umanità. Io mi faccio riesco. È il grande regalo che mi ha dato questo maggiordomo immaginario, raccontare miserie, le mie miserie, come dicevo prima, piccolissime cose. E in quel modo ogni tanto toccare l'universale. Quando riesci ad arrivare lì, riesci ad arrivare dentro. Quando qualcuno nella pagina di vita con lui dice l'hai scritto per me, di senti di aver fatto qualcosa di enorme, di pensi di aver trovato la magia delle parole. Ogni presentazione dice fuori qualcosa di diverso, ma forse proprio perché sono matti, però questa cosa qua è proprio vera. Le parole sono magiche, sono incantesimi. E più porto avanti questo esperimento, questo progetto letterario, più mi rendo conto che tramite le parole tocchiamo mondi e tramite le parole creiamo luoghi dove le persone si possono ritrovare. Quando alcuni ce ne ritrovano nelle tue parole, non intende solamente che le mie parole sembrano sue, ma perché ti ritrovi quando ti sei perso. Vuol dire che magari c'è una persona perduta che in quelle parole ha ritrovato.
E Simone Tempia di fatto è tutto questo, qualcuno che cerca di fare qualcosa di buono con le parole, dopo 20 anni che cerca di addomesticarle, forse ci è riuscito in parte, è riuscito in parte a dire quello che voleva dire di sé, che magari diamo anche agli altri. Sarebbe tutto molto più semplice nella mia vita, invece non lo è.
se non avrei bisogno di scrivere il capoluogo, se fosse parte di me. Spesso volentieri i consigli che mi dà questo maggiordomo immaginario mi seguo. Se lo sono io, innegabilmente, e sono io di passo di giorno in giorno sempre di più. Nel secondo libro c'è proprio tutto Simone nella sua fastidiosità. Noi invece è una voce polifonica, è un collettore di voci di persone che mi hanno popolato la mia vita, gli amici più saggi, parenti, nonni, genitori, tutte le persone che ti hanno dato quei consigli che poi hai disatteso, ma che poi a un certo punto ritornano nella memoria, e sono tutte andate a formare la voce di loro. Ed è il motivo per cui quando mi chiedono cosa direbbe Lloyd di qualcosa, io rispondo, glielo chiedo e te lo faccio sapere, perché io non lo so, perché io davvero non lo so, perché ho bisogno, questo maggiordomo esiste proprio nei momenti in cui devo, come un po' di maggiordomo, quando mi metto a posto qualcosa, non c'è sempre una presenza leggiando, non un cameriere che viene via a servirti in 5 secondi ti tira una giacchetta, c'è quando serve, e non c'è quando serve, o quando sento che ha non tanto per le questioni di risposta, perché una particolarità di vita con Lloyd, di dialoghi tra Lloyd e tra Sir Lloyd, è che non c'è mai una risposta, sempre che sia così. Lloyd non dà mai una risposta, non dà mai delle verità assolute, dà delle domande, in forma di affermazione, ma delle domande. E sono o dei punti di vista che non sono appunto delle verità. E questo è il mio modo che ho per affrontare anche i miei problemi, è capire che c'è un punto di vista diverso dalla gabbia mentale in cui solitamente ci chiudiamo. Io per primo mi rendo conto spesso volentieri di ragionare per luoghi comuni, per luogo comune di fatto non è brutto come posto dove stare, perché di fatto è comune, c'è un sacco di gente, e se c'è un sacco di gente è perché in fondo ci si trova anche bene. Però a volte pensi che esista una sola via per affrontare le cose. E forse è vero, come c'è una via che è migliore delle altre. Ma a guardare un pochino più lateralmente le cose, ti accorgi e puoi accorgerti dove sta andando quella via. Perché almeno io mi accorgo quando devo affrontare le cose, che non è tanto, prima non è tanto chiedere come farlo, ma dove sto andando mentre lo sto facendo. Perché quando tu affronti un problema, pensi di arrivare alla soluzione, ma la soluzione non è mai quella che, non sai dove la soluzione si troverà nella tua vita, no? Quindi arrivi in fondo al tuo problema, l'hai risolto, però ti guardi intorno e accidenti, non c'è più tutto il resto della vita che pensavi che c'era quando hai iniziato ad affrontare questo problema e ti trovi in un posto nuovo. Io cerco di capire qual è questo posto nuovo. E quindi niente, Lloyd. Lloyd è questo. Questo Lloyd è un punto di vista estraneo da me. È un vecchio sentimento polveroso che si chiama vergogna. Che è un po' di tempo che mi sono passato in disuso. Io quando scrivo la voce di Lloyd, io mi vergogno. Perché non mi vergogno di quello che scrivo, mi vergogno di me stesso. Lloyd ha questa capacità di farmi vedere per quello che sono davvero. Quando affrontiamo sempre problemi con l'ufficio o qualunque altra realtà che ci viene addosso in maniera ostile, ci creiamo un'armatura di autogiustificazioni e di autonarrazioni. Per cui abbiamo ragione, banalmente. L'esempio banale è, lo porto spesso, è questo. Tu hai un colloquio di lavoro fissato alle 7. Non è che stai a casa tua, ci arrivi in mezz'ora. Però ti svegli alle 5, perché vuoi essere puntuale. Ti svegli alle 5. Alle 5 e mezza sei fuori, sali in macchina, giri la chiave e la batteria scarica. E allora la macchina non va, riprovi, perché così passa del tempo, decidi di prendere il taxi non arriva. Lo richiami, arrivi, prendi il taxi, inizia ad arrivare verso il posto di lavoro, il taxi si ferma perché buca. Alla fine, per esempio, scherzato, vieni con 10 minuti di ritardo, ti trovi una persona avanti e fa E tu ti salteresti addosso con entrambe le mani, dicendo: accidenti, ma lo sai cosa ho passato per essere qua soltanto 10 minuti di ritardo? Ma non importa, tu sei arrivato in ritardo di 10 minuti.
ed è lo sguardo della persona che ti dice che devi, sei arrivato in ritardo, quello che devi imparare a considerare, quello che ho iniziato a considerare io. È quella cosa lì. Perché spesso e volentieri non abbiamo ragione. Abbiamo mille ragioni, ma non abbiamo ragione. Io spesso non ho ragione. E quindi l'ho in anche questo. E ricordarmi che non ho sempre ragione. E che forse la soluzione dei miei problemi deriva da quello. Dal fatto che se ti guardi con quegli occhi, vedi anche che quello che a te sembra enorme è forse un pochino più piccolo di quello che sembra, o che quello che a te sembra insormontabile, c'è qualcuno che ha già capito come superarlo, ed è un modo di vivere. Prossimo. Poi mi emoziono, spendo un tratto, adesso ti trovi sul giornale, autore decide. Che pubblicità? No, sai che pubblicità? No. Decide, però dato un po' che l'abbiamo già fatto. Mai, e non lo dico proprio così.
chi è il maggior come immaginato Lois? Sì, più o meno. Più o meno. Signora, rapidamente, faccio un sunto perché poi potrei domani mi perdo. Vita con Lois nasce appunto nel novembre 2014 come serie, un progetto editoriale pubblicato su Facebook. Il termine progetto editoriale nasce dal fatto che dal primo dialogo in avanti, perché sono tutti mini dialoghi in forma molto breve, io ho iniziato a collaborare con due figure che mi accompagnano e che sostanzialmente valutano quello che scrivo. Quindi io scrivo molto di più di quello che pubblico su Facebook e mi dicono questo sì, questo no. Quindi è un progetto editoriale. Dopo due anni, in questa serie di dialoghi in cui praticamente io parlo di me attraverso delle metafore, un dialogo con questo maggiordomo immaginario, tutto in questa magione di fantasia in cui viviamo è metaforico, quindi una certezza è una pianta secolare che c'è in giardino e che può essere abbattuta dal vento delle novità, piuttosto che l'esasperazione, un luogo in cui si viene portati, è un posto terribile peraltro. Dopo due anni l'editore Rizzoli Lizard decide di raccogliere parte di questi dialoghi, la parte migliore, più diversi inediti, in un librino che è questo qua, un'altra cosa. A seguito del buon risultato di questo libro, appunto sempre composto da questi piccoli dialoghi, io dico no, lo chiamo così almeno lo può anche vedere in che forma è, non si preoccupi che sono un ottimo promoter di me stesso, devo fare il venditore. Sono poi dei campioncini omaggio, a seguito del buon risultato di questo libro, che ha ottenuto 4 ristampe nel periodo di meno di un anno, è uscito un secondo libro che è questo qua, poi le passo questo dopo, c'è altri campioncini qua di un profumo diverso. Questo secondo libro che è però un romanzo, sempre con protagonista il maggiordomo immaginario e la sua controparte, che sono i personaggi non hanno un nome, sono solamente Sir e Lloyd. Sir sono io, Lloyd, il maggiordomo immaginario. Questo è per riassumere rapidamente in poche parole. Si diceva del viaggio con Lloyd. Prego. Che significato ha per me viaggiare? Io sono un orso. Il fatto che vengo da Biella, noi biellesi abbiamo l'orso nello stemma, qualche significato di cento. Io sto tanto bene dove sto, nel mio antro, per quello che lavoro da casa, sono una persona sostanzialmente stanziale, come può essere stanziale, penso un soprammobile molto pesante, e prendo altrettanto cuore. E quindi sto bene dove sto. Non ho mai viaggiato molto, mi sono sempre spostato, scusa sto in piedi perché se non sono in fondo. E non ho mai viaggiato particolarmente, e ho cambiato nella mia vita 3 città. Pavia, Bologna e poi Bergamo, dove vivo con mia moglie partendo da Biella, ma sempre per lunghi periodi di tempo. Quindi il significato per me di viaggio è una fatica immane. Sono veramente un animale stanziale. Però viaggiare, mi sono stato costretto per questo viaggio dal mio editore, che è una persona molto più alta di me, non è che ci vado tanto, però è parecchio più alto di me e parecchio più nervoso. Potere decisionale su di me più diciamo forte, ecco, una bella presa qui. E ho fatto questa più o meno siamo intorno alla 50ª data che sto facendo nel corso dell'anno solare, da quando è uscito il primo libro. E curiosità, è un vago e perenne senso di terrore, perché tutte le volte che cambi posto non sai mai cosa ti puoi trovare. Vaghissimo senso di disagio nel fare le valigie e a volte anche nel viaggiare soli, banalmente. Non è... Invece sono un ottimo venditore perché ho la stoffa del rappresentante di commercio, perché ormai la valigia alla mano, giri per... ho visto tutti gli alberghi possibili e immaginabili da Romagna più o meno. E quindi per me è questa cosa qua, ma è anche veramente curiosità. Quando scrivo in viaggio con Lloyd c'è questa figura, il romanzo si apre con una missiva, una lettera, che viene mandata dal destino, che è un nobile annoiato, molto fastidioso, che quando ti arrivi in casa inizia a criticare tutto quello che fai. E questo destino dice al protagonista che ha qualcosa da dirgli. Quindi o lui va a casa del destino per ricevere queste informazioni, o sarà il destino arrivare da lui per comunicargliele. E visto che lui non vuole che il destino, proprio per
e il, a cui voglio un sacco di bene, però è ovvio che bisogna legarsi degli archetipi in qualche modo, no? E quindi niente, il protagonista parte e decide di fare questo viaggio, e questo viaggio è il mio viaggio. E quando si parla di destino si parla di curiosità. Il destino è la curiosità, è quello che provi subito dopo una svolta nella vita, sparate svolte nella vita, è questo perché, perché sono sempre ad angoli ciechi, no? La vita è una svolta, ma ci vediamo fuori. Ed è a fare una svolta del genere, la fai soltanto perché sei curioso di vedere quello che c'è, dove i tuoi occhi non riescono ad arrivare. E quindi il destino è questo, il viaggio per me è curiosità. È vedere. E provare a fare cose diverse, perché quest'anno sono andato in India, mi parla una cosa normale per me. Quando mi sono sposato con mia moglie, l'ho fatto tra le promesse matrimoniali aspettate, ma c'era non ti porterò mai in India, faceva parte proprio delle promesse matrimoniali, ti porterò ovunque nel mondo, ovunque in India, no, 2 anni sono resistito, sono finito in India e ci torneremo, per dire. Perché è stato, no, ho scelto di andarci tra l'altro, in un modo così di follia, con delle tante cose che mi caratterizzano. E devo dire che è stato meraviglioso, ci torneremo, perché questo viaggio è stato curioso, è stato pieno di sorprese. Viaggiare è questo, è sorprendersi, devi saperti sorprendere. E mai come questo training di 31 da 40, 50 gradi, poi diventeranno 70. Da qui a marzo mi sta insegnando a farmi sorprendere. E questo è. No, che la presentazione l'abbiamo dato poco, troppo, parecchio. E lì è stato uno di quei momenti in cui il destino ha bussato alla porta e io avevo
infatti ho fatto un sacco di errori. Prendi delle decisioni all'ultimo minuto, le prendi solo dell'entusiasmo, le prendi senza riflettere, ti vai a impegolare situazioni in cui poi vuoi soltanto uscire. E quindi questa è una delle cose che mi è accaduto e che non ho saputo gestire. E poi niente, mi piaceva proprio questa idea del fatto che ci fossero già dei pregressi e che mi avesse parecchia paura di questo caso. Si sa, durante il viaggio a volte si incappa in qualche compagno, sì. I classici compagni di viaggio, spero di non spoilerare troppo, ma però a un certo punto ha a che fare con due personaggi, sì. Sono tre, una è l'ansia, una è la paura e l'altro è il dubbio. Ecco, che cosa rappresenta e qual è più vicina a sé? Perché questo volume è appunto un romanzo d'avventura epistolare e di formazione, tra i generi dell'Ottocento, di fatto, racchiuso in un solo libro. E quando l'ho scritto ho dovuto in qualche maniera far succedere delle cose, perché se no sarebbe stato un libro noioso. Allora, c'è una cosa che mi preme sempre dire, che questo libro è un libro che mi ha fatto stare bene. Non nel senso che mi ha fatto stare bene, oh che bello l'ho scritto, ah mi sento libero, no. Quando ho iniziato a fare questo libro è andata più o meno così. Il mio editore, come si diceva, era una persona molto fisicamente molto più prestante di me e mi ha appoggiato una mano sulla schiena, così con una pacca bella, e adesso ne facciamo un altro, intendeva il primo libro e lo voleva fare identico. Vita con l'uomo 2 la servito davvero un problema, i nuovi dialoghi riveduti e corretti del maggiordomo immaginario. Non ho ritenuto che questa cosa fosse da farsi, perché sarebbe stato disonesto, perché sarebbe stata una operazione commerciale funzionale, avrebbe forse anche avuto un ottimo riscontro, ma sarebbe stata un'operazione commerciale e non volevo farlo, non perché il commercio non sia bello, per carità, ma perché mi sembrava di arrivare alle spalle delle persone che avevano comprato il primo libro sfilato di 14 euro di nuovo, mettermeli in tasca e dargli la stessa roba con una copertina di. E allora ho deciso di scrivere un romanzo. Passare da dei dialoghi di 8 righe a un romanzo di 200 pagine è un bel lavoro, specie se uno dei due personaggi che hai a disposizione non parla, parla ma non agisce, è immaginario, non esiste. E soprattutto se l'ambientazione era una sola, la magione immaginaria, come poter trasformare tutto questo in un romanzo? E quindi ho dovuto fare qualcosa che mi facesse stare bene. Questo romanzo è un romanzo in cui io mi sono creato un mondo mio. Mi hanno chiesto la presentazione di Milano, ma perché questa cosa l'hai ambientata nel passato? Non c'è una data esatta, però leggendolo sembra di essere nel 1910, c'è l'Oriente Express, ci sono le mongolfiere, i personaggi si scrivono delle lettere fatte a mano. La mia unica risposta è perché io sono l'autore e l'artefice del mio mondo e il mondo che voglio creare deve farmi stare bene. E quindi ho creato un mondo che mi facesse stare bene, il mio mondo. E questo appunto è il motivo per cui questo libro lo ritengo anche in parte magico, perché in alcuni passaggi sono veramente nel posto in cui vorrei essere nella vita, sono anche in posti più belli, a un certo punto i personaggi arrivano sulla riva di un mare molto, molto malinconico, non è un bel posto dove stare, però è un posto in cui io sento di dover stare. E quindi ho scritto questo libro e ho inserito dei personaggi in più. L'ansia che è una signora un po' strabordante, sono lenta, sul treno, sono i suoi compagni di viaggio sul treno, dorme, è un'ansia subita. E poi c'è una paura giovanile, che è una superettina bionda che parla un sacco, e un dubbio che un militare, infatti ha i gradi. Sono le... Il primo libro è il mio diario in chiave di dialogo, abbiamo detto prima, no? Questa è una cosa che rivelo solamente alle presentazioni perché ci tengo che le persone che quando vengono a sentirmi parlare vadano via con qualcosa che nessun altro può avere. L'ansia, la paura, i dubbi sono quelli che io ho avuto scrivendo questo libro. Questo libro, quello che trovate scritto in questo libro, è questo libro. È tutto quello che mi è successo nell'ultimo anno, nella
personaggio di Sir è particolarmente infantile. La parte più infantile di me ha affrontato il viaggio che mi ha portato poi alla creazione di questo secondo volume. E la parte più infantile perché ho avuto tanta paura, la paura giovanile che poi si rivela qualcos'altro, però nel scrivere questo libro ho avuto tanta paura perché per la prima volta, sapete quando si lavora su Facebook, quando uno scrive in dialogo, può leggere il feedback, la sensazione istantanea di come stanno andando le cose, sai benissimo cosa funziona e cosa no, hai una palpabile sensazione. Invece qui ho fatto quello che fanno gli altri scrittori, perché non ho mai parlato di questo libro sulla pagina Facebook di Vita con Lloyd, è sempre rimasto una sorpresa, volevo fosse una sorpresa, non sapevo cosa ci sarebbe stato, però sapevo una cosa, che il fallimento, qualunque, se ci fosse stato un fallimento sarebbe stato esclusivamente responsabilità. E questo mi ha fatto paura. Mi sono trovato per la prima volta solo davanti al fallimento. Ed appunto per questa ragione ho dovuto creare un libro che mi facesse stare bene, in cui potermi aggirare con sicurezza, in cui poter visualizzare le cose. E quindi questi personaggi sono quelli che mi hanno accompagnato per tutta la vita, e mi hanno accompagnato in buone avventure, in buona parte delle avventure che ho fatto, ma soprattutto mi hanno accompagnato nella scrittura di Viaggio. Quando leggerà questo mio piccolo appunto, probabilmente
Oltre a questo biglietto, che ha un numero considerevolmente maggiore di calze, anche alcune cose che penso che possano tornare utili, tra cui la sua ironia a 18 carati, che aveva dimenticato nel cassetto. È un prezioso gioiello che potrà sfoggiare in occasione dell'importante incontro. Peraltro, ho saputo dal maggiordomo di sua signoria che il destino è particolarmente contento della scelta di andargli incontro, anziché attenderlo come al solito. Sua signoria soffre degli acciacchi del tempo e, come sa, si può muoversi il meno possibile nel ben lieto. A dimostrazione di questo, le ha spedito, con l'ultima missiva, giunta pochi minuti prima della partenza, un biglietto aperto al cambiamento, costoso, lascia passare, che le permetterà di usufruire tutti i mezzi possibili per giungere alla sua destinazione. Mi sono permesso, pertanto, di sostituirlo a quello che aveva precedentemente acquistato. Certi viaggi, se mi permette, sono anche e soprattutto una questione di classe. Chiedo perdono se ho aperto la sua corrispondenza, ma il maggiordomo di sua signoria si è molto premurato perché le giungesse il biglietto e, pur non volendo infrangere la segretezza del suo carteggio, ho necessariamente dovuto disfuggellare la busta che conteneva il biglietto. Insieme al biglietto troverà anche un blocco di carta da lettera nell'eventualità che volesse prendere appunti sul viaggio, o anche solamente darmi disposizioni circa suoi eventuali desideri. Le auguro un sereno viaggio. Questa però la leggo perché ha molto senso. Pagina successiva. Floyd, stop, stazione, stop. Non so da quale binario parte treno, stop. Attendo il tuo suggerimento, stop. Fa freddo, stop. Aiuto, stop. Fammi sapere, stop. Yeah.
essere felice. Che sembra una frase banale, ma il mio lavoro è una cosa che ho scoperto essere molto onerosa da fare. Io mi accorgo, poi è successo quando ho fatto il primo tour del libro, che a un certo punto l'impreso inizia a girare come una trottola e ti trovi seduto a un certo punto e dici: ma cosa sto facendo? Ma soprattutto, ma perché lo sto facendo? Perché è tutto questo? Dove sto andando? E quindi il non perdere mai di vista quelli che sono veramente i miei desideri è una cosa che capita spessissimo, a me non capita spessissimo, che a un certo punto sto facendo delle cose senza un obiettivo chiaro. Una cosa che mi ha detto Paolo Restuccia, che è un autore radiofonico ed è un autore molto bravo anche dal punto di vista narrativo, è che parlavo della mia paura che questo libro andasse male, lui mi ha detto: Simone, gli artisti falliscono. Leonardo ha fatto schiantare al suolo delle macchine volanti, ha fatto degli affreschi che sono venuti giù, non sono grandi risultati, e se ha sbagliato Leonardo da Vinci, tu puoi anche essere molto bravo, ma forse puoi anche calare un pochino. Il trucco sta nell'essere sempre oltre. Mentre gli altri stanno decidendo se tu lo stai avendo successo, stai fallendo, a te quello non deve più interessare, devi già essere da un'altra parte, a struggerti, preoccuparti, lavorare mentalmente, esaltarti per qualcosa di diverso. Perché una volta che hai scritto un libro è finito, il libro è chiuso, una volta che hai fatto un'opera, l'opera è finita, l'opera è chiusa, il grande artista è quello che una volta che ha finito l'opera, o comunque l'artista, sta già pensando all'opera successiva. Sarà poi agli altri decidere. Cosa, ma mentre gli altri stanno decidendo tu devi già essere da qualche altra parte, e quindi io sto cercando di fare questo, cercando di essere sempre da un'altra parte, qui in queste presentazioni, qui a parlare di questo libro, perché anche le presentazioni sono un'altra parte, è raccogliere materiali per qualcosa che succederà o che potrà succedere, ma cercare sempre comunque di non dimenticare che nel momento in cui ho finito qualcosa deve esserci una porta davanti a me già aperta, in cui io sto già cercando di entrare per vedere quello che c'è. Ed è questo, secondo me, la cosa di cui ho bisogno sempre. Un posto, una grande regione immaginaria, che posso chiamare essere la mia vita, con delle porte che si riescono comunque a aprire dall'esterno e che siano sempre aperte nel momento stesso in cui io entro nella stanza successiva. Potete dire,
potete dire, guarda, ho conosciuto uno che aveva un maggiordomo vero, gli mando un fotina, no, l'ho conosciuto una persona che ha un maggiordomo vero, sono stato contattato in un libro dall'assistente personale di Sir Owens Lindsay Jones, qualcosa del genere, che è il presidente onorario del gruppo L'Oreal, e loro avevano, scusa, mi aveva contattato, cioè, a fare la presentazione da noi a Lugano, sì. A Lugano, poi dove non si è fatto più niente perché non ci stavano dentro gli spostamenti, però loro avevano un maggiordomo che si chiamava Ireneu, gli hanno mandato la foto di maggiordomo Ireneu, che era un uomo un po' canuto, molto alto, lunghino, con delle scarpe da ginnastica, che stava facendo le decorazioni di Natale in casa, e da cui ho pensato che il maggiordomo Ireneu è lo standard del... Ma perché noi abbiamo un maggiordomo, come era detto, sono svenuto su questo. Devo venire solamente per poter usufruire gratis dei servizi, perché immagino che arrivi e fa, certo, lo sta aspettando. Lui posso pure andare, sì. Quanto è vincolante per Sir la necessità di liberarsi di lui, non averne più bisogno? Quanto è vincolante? Tanto, tanto, è un pensiero fisso, è una fatica, perché comunque la pagina di Sir continua a rimanere viva e da 3 anni ogni giorno io pubblico il materiale, e visto che non pubblico delle cose a caso, devo realmente pensare, ogni dialogo mi porta via dai 2 ai 3 giorni, e pubblico 3 a settimana, domandatevi come faccio. E quindi la ricerca di una libertà inizia a essere quasi impellente. Non lo faccio non perché io sia vincolato al personaggio, ma perché non è ancora tempo. Però la mia maturazione, non soltanto come autore, ma anche la mia maturazione come uomo, deve passare soprattutto dal distacco. Cioè, il momento del distacco sarà indispensabile, perché io devo potermi distaccare da questo. Lasciare andare le cose è, credo, il momento in cui la nostra vita ci chiede di andare avanti. Quindi da un lato sì, mi sento libero, come dici tu, è una bellissima cosa, da un lato mi sento libero di poter rinunciare a lui, dall'altro è vincolante perché so di doverci rinunciare. Quindi sono poi in questa situazione, come in tutte le cose della mia vita, tipo l'azienda dell'arancia, la tagliata, mette in mostra i microfoni di quello che gira, no? Ecco, mi sento così, non è una bella immagine, però rende abbastanza l'idea. Sì, certo. Un tipo vocale, un modo di comportarsi.
io mi dietro di lasciarlo perché è quello che ha permesso di lasciarlo. Diamoci del tuo. Rischio di trovarsi veramente con i tagliagole di acqua.
cucina si fanno insieme una sintesi molto molto particolare. Io sono spaghetti alle pareti. Diciamo che l'acqua si trasferisce nel piatto. E abbiamo preso, abbiamo selezionato alcune opere di Maria, e lo chef le ha rivisitate e le si ritroverà nel menù nel piatto. Allora, per chi è interessato, ovviamente c'è Simone a disposizione per il filmato, ma vi voglio chiedere di stare insieme a noi perché